tutti ragazzi, qui è Visio e ben ritrovati nel canale, ben ritrovati con il quarto numero della Marvel Movie Collection. Oggi apriamo un super classico Iron Spider che sicuramente non può mancare nella vostra collezione. Come sempre vi avevo annunciato dell'uscita di questo numero sui miei social che vi lascio qui sotto. Vi invito come sempre a lasciare un follow perché non solo vi faccio sapere che cosa esce sul canale, ma vi aggiorno anche sulle uscite dell'edicola, cosa molto importante se volete prendere dei numeri specifici, no? Quindi è una cosa che sicuramente può esservi utile. Allora, oggi abbiamo Iron Spider, che credo che proprio, dai, diciamocelo, come fa a mancare Iron Spider? Peraltro dal film Avengers Infinity War. Devo ammettere che la faccia non mi piace tantissimo. Adesso la andiamo a guardare da vicino. Spero che sia un problema magari guardandolo sulla scatola. Comunque adesso capiamo bene. Ragazzi, ma prima di iniziare questo video, io come al solito vi invito a lasciare un grossissimo pollicione all'insù e mi raccomando iscrivetevi al canale. Inoltre vi ricordo che qui sopra vi lascio la playlist dove potete trovare la guida all'opera di tutta la collezione, ma anche i primi tre numeri che abbiamo fatto nelle settimane scorse, quindi Iron Man, Captain America e Hulk, va bene? Mi raccomando, andateli a recuperare. Allora, niente, come vi dicevo, questo sculpt soprattutto del viso non mi sta convincendo molto, diciamo più gli occhi. Adesso vi voglio far capire di che cosa sto parlando, quindi bando alle ciance, spostiamoci sotto ed andiamo ad aprire la spalla. Perfetto, eccoci qui pronti, iniziamo e apriamo il nostro Iron Spider. Allora, come sempre, diamo uno sguardo al fascicolino. Marvel Movie Collection dal film Marvel Studios Avengers Infinity War, va bene? Quindi il nostro Spider-Man avrà la sua tuta creata da Tony Stark. Purtroppo non ci sono tutte le zampe che, come sapete, possono uscire da dietro alla sua schiena. Sarebbe stato, credo, molto complicato realizzare le zampe. Immaginate quanto sarebbero arrivate sempre rotte, ecco, perché comunque queste uscite edicola, vuoi non vuoi, vengono sempre sbattute e quindi praticamente sarebbero sicuramente arrivate rotte. Comunque l'attore che interpreta questo nuovo Uomo Ragno è Tom Holland, in questi giorni poi super famosissimo, insomma sta a Roma, abbiamo visto i peggio video con Francesco Totti, insomma in questo momento dopo No Way Home è andato proprio alla super ribalta l'attore. È la prima figure di questa collezione in cui non si vede il viso, perché ovviamente Spider-Man indossa la maschera, mentre tutti quelli che abbiamo visto finora erano privi di maschera e quindi si poteva apprezzare proprio il viso dell'attore. Non è questo il caso, questo Spider-Man infatti avrà la maschera, va bene? Allora andiamo ad aprire questa figure e andiamo a scoprire com'è. Come vi dicevo a inizio video, il viso non mi fa particolarmente impazzire. Soprattutto credo che il problema siano gli occhi. Gli hanno fatto questi occhietti piccoli e boh, non lo so. Ragazzi, Spider-Man gli occhioni ce l'ha sempre grandi. Comunque questo è il certificato di autenticità. Ovviamente abbiamo la scritta Avengers Infinity War e Spider-Man, quindi deduco che cambierà sempre il logo del film, ok, dal quale è tratta la figure. Allora, togliamo lo scotch, così ce lo guardiamo per bene da vicino e così parliamo subito di questo viso. Devo dirvi invece che la tuta mi è sembrata molto buona, mi è sembrata colpita alla grande. E quindi, eccolo qui, il nostro Spider-Man. Allora, subito una cosa che vi dico subito, l'ho notato immediatamente, è che la colorazione risulta molto lucida. Guardate, sia le gambe ma anche la parte rossa del torace. Vedete come riflette la luce? Credo che questa cosa sia molto positiva, perché comunque è una tuta studiata da Iron Man, quindi sicuramente conterrà delle parti metalliche, no? Quindi su questo non c'è alcun dubbio. Quindi questo effetto lucido, devo dirvi, non mi dispiace. La scultura della tuta, esattamente come vi stavo dicendo, è molto buona. Guardate che spettacolo il ragno. Peraltro è anche colorato abbastanza bene. Ovviamente qualche piccolo difetto c'è sempre per queste collezioni. Però devo dirvi, vedete? Cioè il rosso con queste righe dorate intorno, che dai, mi sembra abbastanza buona. Allora, il viso, come vi dicevo, non mi convincono molto gli occhi. Io personalmente mi piacciono più gli occhi grandi. Vedete come sono piccoli? Sembra un po' che li stia strizzando, ecco. Sinceramente avrei preferito un occhione più grande, più importante. Secondo me avrebbe reso di più. Quindi è un mio punto di vista, ragazzi. Non vi dico che sia giusto quello che vi sto dicendo.
vi dico il mio pensiero. Avrei assolutamente preferito un occhio più grande. Per quanto riguarda il resto della scultura, secondo me è molto buono. Ragazzi, non era neanche facile andare a colorare tutte queste righette dorate, che va bene, non sono precisissime, dobbiamo dirlo, però risultano buone. Poi, insomma, i difetti li vediamo se ci avviciniamo così tanto. Se voi la figura la vedete da lontano, ecco lì che si vanno a nascondere praticamente i piccoli difetti, e quindi la figure risulta molto buona. Poi andiamo a vedere la parte bassa, quindi gli stivali con la coscia. Ragazzi, continuo a dirvi che la scultura è davvero ottima, peraltro si vedono benissimo tutte le righe, vedete, delle ragnatele che sono presenti sulla parte rossa della tuta. E poi vi ripeto, questa colorazione lucida non mi dispiace affatto, ok? Poi ditemi sempre la vostra, fatemi sapere che cosa ne pensate. Comunque a me questo Spider-Man piace. Peraltro voglio farvi vedere anche le mani, queste, soprattutto le dita nella sua classica posizione in cui spara la ragnatela, non sono sempre facili da scolpire, non vengono sempre bene. Devo dirvi che queste invece mi sembrano abbastanza buone. Anche buono è il pugno chiuso, vedete? Sono state scolpite bene tutte quante le dita, vedete ragazzi, si possono proprio contare facilmente, quindi dai, tutto sommato ci siamo. Questo ragazzi è dunque Iron Spider-Man, al quale noi ci andiamo ad affiancare Iron Man. E guardate che differenza, no? Che vi dicevo, con questo fatto del lucido. Guardate come Spider-Man risulta molto più lucido rispetto ad Iron Man. Queste sono cose che francamente io non comprendo molto, no? Nel senso, se si ha la possibilità di farli così lucidi, io credo che dovranno essere fatti entrambi in questo modo, perché comunque Iron Man ha una tuta metallica intorno, a un esoscheletro metallico, quindi forse doveva essere più lucido dell'uomo ragno, no? Che ne pensate voi? Cioè, se proprio uno doveva essere lucido, forse secondo me doveva essere più lucido il nostro Tony Stark. In realtà risulta molto più lucido Spider-Man. Comunque mi piacciono molto le proporzioni, voi dovete immaginare che comunque Tom Holland è un ragazzo, peraltro non ha neanche una statura molto elevata, e quindi questo rende le due figure perfettamente in scala. Dunque ragazzi miei, questi erano Tony Stark e Peter Parker, rispettivamente Iron Man e Spider-Man. Ragazzi, a me sembrano delle ottime figure e devo dirvi che tutto sommato mi ritengo ancora una volta soddisfatto. E dunque cari ragazzi, anche per questo video è davvero tutto. Io come al solito vi invito ad iscrivervi al canale, premere sulla campanellina per restare sempre aggiornati su tutte le nuove uscite. E se questo video vi è piaciuto lasciate un like, non so, che lancia le ragnatele come il nostro Spider-Man, mi raccomando. Fatemi sapere se questo video vi è piaciuto, se anche voi avete preso questa figure e se state continuando la collezione. Sempre un commentino qui sotto. Io vi do appuntamento fra 2 settimane quando uscirà Thor. Peraltro raga, primi 5 numeri, i 5 Avengers principali, quindi insomma devo dirvi di tutto rispetto queste 5 uscite. Qui da Visio e da Iron Spider è davvero tutto. Io vi mando un grosso saluto. Ciao ciao.